Bene a tutti ragazzi e benvenuti nel sesto episodio su The Sims 4 con il nostro Tino Ammazza. Signori, allora, sesto episodio sconvolgente. Allora, prima di tutto vediamo di cosa ha bisogno Tino. Ha fame e deve andare in bagno. Tino mio, allora, vai in bagno subito. Usa, bravissimo. Usiamo il bagno, poi mangiamo qualcosa. Preparo un pasto, cucino un pasto, fai un pasto veloce, dai. Bastoncini a forma di animale. Biscotti, era biscotti o bastoncino? Non l'ho letto, fai un pasto veloce, non c'è dato capirlo. Hai sonno, zio? Non ha tanto sonno. Allora, poi mettiti al computer, mettiti al computer e gioco una partita a Bubble Bucket, quello che cazzarola è. Perfetto, signori, episodio sconvolgente. Oggi andremo a conoscere i nostri figli. Come avrete potuto capire dal titolo del video, non sono più due, ma sono tre, signori. Sono tre figli. Aspettate che se trovo il giusto come farvelo vedere, eccoli qua. Sono tre signori. Una è Sofia Lombardi, una è Giorgia Rinaldi e un altro è Roberto Langbarg. Che ancora non gli ho cambiato il nome, dobbiamo cambiare il nome anche a questo. Signori, la cosa è gravissima. Abbiamo avuto tre figli da tre persone diverse. Proprio in quell'episodio abbiamo fatto follie, signori, follie. Follie. E quindi oggi dobbiamo andare a conoscere i nostri figli, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. E che problemi hai, Tino? Che problemi hai? E dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e fare i buoni genitori. Vai a dormire ora che boh, ti sei ripreso, non sei più teso. La festa ti piace e andiamo a dormire, signori. Ti sta crescendo un po' di panzina, un po' di pancia, Tino. Ok, dopo di questo andremo a conoscere i nostri figli, signori. Da chi andiamo prima? Non lo so, da qualcuno andremo. Devi farti una doccia, zio? Sì, decisamente sì, non ci possiamo andare a casa puzzolenti a conoscere i nostri figli. Ok, signori, prima casa e prima. Ciao, ti posso salutare? Presentazione amichevole. Ma ci conoscevamo noi? No, non ci conoscevamo? Sì? Beh, tu, questa lascia i piatti per cui. Questa è la sorella di nostro figlio, questa è la sorellastra di nostro figlio, signori. E lascia i piatti per manda via, manda infastidisci, insomma. Ma perché tutte queste cattiverie? Amichevole, poi chiedi della carriera. Posso parlare di cose normali un pochino? Perché deve essere rallegra? Oh. Parla di temperature calde, e vediamo un'altra cosa che gli vuoi dire. Condividi foto, va bene così. Dopodiché. Però sono rimasti così, signori. Stanno facendo il gioco del silenzio. Ah no, ok, si sono sbloccati. Posso andare a conoscere mio figlio? Dove sta mio figlio? Chi è questo? Martina è disoccupata. Ah, quello lì è il bimbo! Dov'è mio figlio? Mi fate vedere mio figlio? Voglio vedere mio figlio. Dov'è? Qua è mio figlio! Nutri, cambia il pannolino, signori. No, non ci posso credere. Come chi cazzarola sei tu? Sofia Lombardi, nostro bimbo, nostro bimbo. Perché stiamo parlando con un tizio nero? Per chi cazzarola è questo? Scusatemi, energico. Chi cazzarola? Ma smetti di parlare, Tino, vieni a conoscere tua figlia Sofia. Sofia Lombardi, non ci posso credere, non ci posso credere. Eccola qui, nostra figlia Sofia. Che cosa carina, che cosa carina, che carino, che cosa fa? Dormilo piccolo, bici, 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 facciamo pure un'altra cosa, dai, coccola, coccola, parla, facciamo tre azioni, perché sembra a disagio? Ma perché se sembra a disagio, Tino, mamma mia, livello di genere, Tino può incoraggiare il comportamento dei bambini e spronarli a pulire. Può anche rimproverare i bambini, bla 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 bla. Sofia è molto, molto fame. Se non se l'hanno udita presto, verrà portata via. No, 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 che cosa? No, tu, cambia coccola, culla, dondola, nutri con biberon. No, 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 zia, non ti preoccupare, non ti preoccupare, zia. Stai tranquilla, stai tranquilla. C'è qui papà, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Che cosa carina, che cosa carina. Che scena commovente. Guardatelo, guardatelo, guardatelo. Ok, abbiamo finito di fare questa interazione, che la bambina c'ha fame. Oh, che cosa carina. Parla, bravo, ci stiamo parlando. E ora dobbiamo dargli il biberon. Ok. Perfetto, signori. E questa l'abbiamo conosciuta. Tu sei un Maurizio Albertini. Mi dispiace per te. Presentazione amica. Anche con questo noi non ci conoscevamo. Beh, che cosa interessante. Noi stiamo facendo... mamma mia, quanto sta magna sta piccirilla. Quanto sta a mangiare sta bambina? Ma te ne vai, scusa, ehi zio!
Volevo parlare con te. Sto dando a mangiare a mia figlia. Puoi aspettare un attimo che venga a parlare con te? No, che fa? No, mia figlia puzza. Non voglio parlare con. C'è mia figlia che puzza. No, ti cambi il pannolino sporco. Smetti di parlare con questa. Pensa a tua figlia. Tino, pensa a tua figlia. Che puzza. Oh, meno male. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che complicato stare con un bambino. Ok, torniamo a parlare con questo. Diciamogli. Rallegra, rallegra semplicemente. Dopodiché, signori, ma okay, che se ne sta andando? No, ok, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché, andiamo a conoscere la nostra seconda figlioletta. La nostra seconda figlioletta, signori. Andiamo a conoscere la nostra seconda figlioletta. Fai volontariato? No, viaggia, viaggia. Allora, la nostra seconda figlia è la figlia di chi? Questa è una bella. Di Silvia Rizzo. Ok, dobbiamo andare a casa del Rizzo. E come cazzo ci andiamo a casa del Rizzo? No, non viaggiamo con nessuno. Dobbiamo trovare il Rizzo, signori. Dobbiamo trovare il Rizzo. Ok, signori, lei è la mamma di nostro figlio. Esprimi ammirazione. Come cazzo lo chiamiamo? Non mi ricordo. Laura Rinaldi, signora. Ah, vero, le abbiamo cambiato nome, signori. Le abbiamo cambiato nome. Salutiamo Laura Rinaldi con un bel bacetto, che ci sta sempre, ci sta sempre. E entriamo a casa, bussa alla porta. Perché devo bussare alla porta? C'è mia figlia qui dentro, non potete farmi bussare alla porta, io devo poter entrare. Che cosa carina, sì, è un piacere anche per me conoscerti. Sì, mi ricordo di te, sì, vorrei però andare a conoscere mia figlia, sì. E basta, chiacchierare con questa, andiamo a vedere nostra figlia. Andiamo a vedere nostra figlia, signori. Andiamo, andiamo. Il buontino fa le cose giuste. Buongiorno, salve, dove sta nostra figlia? Ah, aspetta, la chitarra non l'ho mai suonata. Esercitati, esercitati, impariamo un'altra cosa. Dov'è? Qua. No, non è lì. Dove sta nostra figlia? Ah, è qua. Ok, mamma mia, è messa in mezzo alla casa, signori. Giorgia Rinaldi, un'altra femminuccia. Nutri col biberon, dai, diamogli da mangiare, cambiamo il pannolino e poi coccoliamolo un poco. Vai, dai, dai, coccola, coccola, dai, dai. Zio, basta suonare la chitarra, dovevi solo 2 secondi dovevi suonarla, dovevi solamente prenderla e dire ah ah, so suonare la chitarra. Bene, andiamo, 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 che cosa carina, che cosa carina. Guarda, 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 che uomo, e poi si dice che non ha il senso di paternità. Guarda, guarda, guarda che scena bella, che scena bella, signori, che scena bella. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. E anche la seconda pupa l'abbiamo conosciuta. Siamo dei buoni genitori. Come cazzo la ti chiami però? Non mi ricordo come si chiama. Ho un problema, non ricordo i nomi dei miei figli. E questo è qualcosa di grave. Giorgia, ah, Giorgina, Giorgia, Giorgia. Cambiamo il pannolino a Giorgia, ok, e facciamo i versetti a Giorgia. Oh, ciu, ciu, ciu. Oh, ciu, 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 che cosa carina, che cosa carina. Ok, abbiamo esaudito anche oggi, anche questa nostra genitorialità. Bubu e Bubusette, te. Che carina. Oh. Sì, che cosa è? Rimettiamola lì. La pupa è a posto e noi signori andiamo a conoscere il nostro terzo e ultimo figlio, signori. Il nostro terzo e ultimo figlio che sta in una totale altra città, dovrebbe stare qua se non sbaglio. Se non sbaglio dovrebbe stare qua. Dove stai? Sì, la famiglia Greco, signori. Andiamo a conoscere Robertino, il nostro primogenito, signori. Quello che è nato per primo. È quello che è nato per primo, signori. Il nostro primogenito. È Robertino. È lui. Sì. Ok. Ti conosciamo Giacomo Greco, presentazione a lui è il marito. Salve, salve, sono quello che ha conosciuto molto bene sua moglie. Cerca di calmare, poverino. Calmati, zio, non essere così agitato. Chiede la carriera. Rallegra, non ti preoccupare, zio. Riusciamo. È molto nervoso il tizio. Il tizio è molto nervoso. Noi siamo disagio, noi non andiamo a casa da non so quanto tempo e siamo leggermente affamati. Però vabbè, se non sbaglio noi oggi non lavoriamo, giusto? No, oggi lavoriamo, oggi è lunedì, porca miseria, oggi lavoriamo.
Porca mia, mi devo spicciare, signori, devo andare a conoscere velocemente mio figlio. Bussa alla porta. Nena, ma il mio vicino giura che al festival. Ma che me ne frega a me del festival delle cose varie? Devo andare a conoscere mio figlio Robertino. Dai, che poi devo andare a lavorare tra un'ora. Entra pure, salve, dove sta Robertino? Robertino, cosa stai facendo? Robertino, cosa cazzo stai facendo? Robertino, prendi in braccio. Roberti, controlla il bebè, abbraccia affettuosamente. Robertino mio, loda. Oh, che cosa carina con Robertino. Dove lo stai portando? Dove lo stai portando, Tino? Questo è il fratello? Perché è nato biondo? C'è qualcosa che non mi, che non mi, che non mi torna. Legge il libro per bebè. No. Rallegra, ecco. È furente. Come sai, che provincia? Insegna a parlare. Insegna i bisogni essenziali. Dai, facciamo i bravi genitori. Bravi genitori. Creiamo un rapporto con il nostro figlio Robertino. Non, scusati. Scusati. Cazzarola, signore. Noi in tutto questo dobbiamo andare a lavorare. Oggi è lunedì. Lavoriamo noi oggi, vero? Lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo. Sì, l'abbiamo visto prima che lavoravamo bene. Devo tornare subito a casa, signori, perché mo c'è un livello 2, ha raggiunto 2 di abilità genitorialità. Quello che come cazzo lo si dice, non lo so. Bene, che cosa carina, che cosa carina. Quante cose belle che stiamo facendo con Robertino. Io però direi che dobbiamo un attimino tornarcene a casa. Zio. 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 Ti stanno per licenziare, zio. Zio, dobbiamo tornarcene a casa. Zio, ti stanno per licenziare. Zio, velocemente anche. Torniamocene a casa e andiamocene a lavorare velocemente. Mamma mia. Tre bambini in tre case diverse in un'unica giornata. È stata una cosa terribile. Niente, signori, siamo tornati troppo tardi praticamente per andare al lavoro. Siamo arrivati troppo tardi a casa per andare al lavoro. Niente, abbiamo perso il primo giorno di situazione, perfetto, va bene. Allora io direi di fermarci qui per questo appuntamento di oggi. Ah no, ah no, se ne sta andando a lavorare. Ma è pazzo, signori, è pazzo. Guardate come sta andando a lavorare. Si sta urinando tutto, ma in tutto questo lui va a lavorare. Che uomo, che uomo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per domani con un nuovo appuntamento in cui, signori, ci sarà la svolta nella vita del nostro Tino. Tino svolterà, signori. Tino svolterà. Ha chiuso con il suo passato e vuole crearsi una vita, signori. Vuole crearsi una relazione, vuole una moglie, signori. E lo scopriremo nel prossimo episodio. Bella raga. Ciao!